stiamo assistendo a una manifestazione di cui gli augustani non sapevano nulla, tutto all'improvviso. Ci troviamo qui in Piazza Duomo per altre ragioni, abbiamo sentito il suono della banda musicale, ecco, in via Principe Umberto, e dietro lo stendardo, il gonfalone del comune e i rappresentanti in questo momento del comune di Augusta, cioè la prefetta Librizzi, la prefetta Cocciuffa, l'ammiraglio Camerini, rappresentanza delle forze armate. Una manifestazione che è provinciale e riguarda i caduti del lavoro, bellissima manifestazione, ma molta gente, o quasi tutti coloro che sono al seguito, vengono da fuori. Una signora di Siracusa ci ha confermato che è una manifestazione provinciale. Ecco, abbiamo qui un amico di Augusta, di Nizza, e appunto anche, questa signora ha detto che ci va all'oscuro, anche io all'oscuro di tutto. La signora ha detto che si fa ogni anno, ma ogni anno. Per me è una novità assoluta. Ogni anno in varie città della provincia. Ah, in varie città della provincia. Ad Augusta è la prima volta. Sì, ad Augusta è la prima volta. E pare che sia ad Augusta per la prima volta perché noi siamo come comuni, un comune in questo momento delicato, particolare, attenzionato. Tant'è vero, fra qualche giorno, ve lo dico subito, verrà qui la commissione regionale antimafia, verrà ad Augusta con il presidente Nello Musumeci, quindi verrà qui al municipio per poter ancora una volta dare, non so, mettere luce su questa situazione di cui poi parleremo in altre occasioni. Questa è una bella manifestazione, anche se, ripeto, non era stata data a diffusione ad alcune della stampa. La dovuta diffusione. E appunto, cioè, perché la prima volta. Probabilmente forse la gente di Augusta sarebbe venuta. Quelli che sono qui sono per puro caso. Ma ad ogni modo, le cose positive bisogna pur metterle in evidenza, così come mettiamo in evidenza il fatto che qui alle nostre spalle c'è il museo della Piazzaforte. Eravamo venuti proprio per questo, evidentemente lo rifaremo in un altro momento, un servizio più ampio, il museo della Piazzaforte, che è l'unica istituzione museale di Augusta e che è aperto ogni sabato e ogni domenica dalle 9.30 alle 12.30 ed è visitabile dal pubblico. E in questo momento ci sono anche, come vedete alle mie spalle, ex carabinieri o mogli di carabinieri che vestono la divisa e sono rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri d'Italia, tutti volontari che in questo momento svolgono un servizio, diciamo così, di guardiania, tra virgolette, e custodi, perché il municipio è aperto e non ci sono né vigili urbani né altri, perché lo straordinario non si può pagare. Ricordiamo che Augusta ha un debito stratosferico di 60 milioni di euro, un terzo del debito che ha Roma Capitale.